due piccoli rilievi. Da amministratore locale, da sindaco, sento, come molti altri amministratori locali, la necessità di una presenza forte ed autorevole del partito sui territori, perché il tipo di cambiamento profondo che questo governo sta esercitando deve essere portato sui territori attraverso la mediazione del partito, e per questo è necessario che il partito si radichi sempre di più, che all'interno del partito si radichi il tipo di messaggio di rinnovamento che noi identifichiamo nella leadership di Matteo Renzi e che cammina sulle gambe di tutti noi. E per questo io ho letto con molta attenzione l'intervista che lui ha rilasciato all'Espresso. Credo che questo discorso di una nuova strutturazione del partito debba per forza di cose accompagnarsi anche ad una strutturazione della nostra proposta politica, che deve essere fatta comprendere sempre di più per quello che è, cioè la forma con cui oggi si realizza un partito di sinistra moderna nell'Italia e nell'Europa di oggi. La seconda annotazione, più specificamente amministrativa, ma che riguarda la vita di tutti noi, è quella sulla questione della città metropolitana. La città metropolitana è l'orizzonte entro cui si scrivono ormai tutte le nostre prospettive di carattere amministrativo e di carattere politico a livello locale. E io credo che si debba dare atto agli amici che stanno lavorando attualmente insieme a Giuliano Pisapia nei nuovi organi della città metropolitana del grosso lavoro che stanno facendo, un lavoro spesso ingrato e reso ancor più ingrato dalla difficoltà di ordine economico che la città metropolitana di Milano, come tutte le altre, sta attraversando in questo momento e di cui il governo dovrà prendere in qualche misura atto per porvi rimedio. Credo però che nell'imminenza delle elezioni amministrative di Milano del 2016, che rimetteranno in discussione anche il meccanismo della città metropolitana come prevede la legge, perché credo improbabile che potremo arrivare all'elezione diretta del sindaco metropolitano per allora, se, come credo, come auspico, Giuliano Pisapia si ricandiderà come sindaco, sia importante che la definizione del programma elettorale, che sarà giustamente il programma per la città di Milano, ma dovrà anche essere il programma per la città metropolitana, che dovrà vedere un coinvolgimento di tutti gli amministratori locali e di tutti i territori metropolitani all'interno della costruzione di questo programma, perché forse noi siamo arrivati alla città metropolitana avendo un'elaborazione che un'elaborazione importante, ma adesso dovrà essere un'elaborazione più matura, perché è basata sulla conoscenza di quello che è il governo metropolitano oggi. Allora, da questo punto di vista, io credo che fin da subito il partito debba partire in questa prospettiva per costruire questo tipo di programma, perché una forza del 40% sul territorio metropolitano ha quest'obbligo, ha questa necessità. Certe cose, se non le facciamo noi, lo sappiamo bene, non lo farà nessun altro. Grazie.